Nel video precedente avevo parlato dell'aumento to increase ideato da Asia Brill. È molto discreto anche se non è il più invisibile del mondo. Sicuramente si nota meno in My Quantum World o My Quantum Away, lavorato poi a ritardo. Ma il to increase ha il pregio di essere perfettamente simmetrico, senza nessuna inclinazione. È un aumento semplice e singolo, c'era una maglia e diventano due. Se abbiamo bisogno di un aumento doppio, sempre simmetrico, Asia Brill ne ha creati altri due. Il T-increase è il twin over, da twin gemello e yarn over gettato. Li possiamo usare per esempio negli aumenti del reglan, dove lungo la linea di reglan, di solito un ferro sì, un ferro no, si fanno due aumenti. Il T-increase richiede un numero di maglie dispari perché al centro dobbiamo sempre avere la maglia madre, mentre il twin over un numero di maglie pari perché si fa in mezzo a due maglie. Ma di questo nel prossimo video. Le possiamo usare anche per costruire i punti chevron che si formano lavorando di fila uno sopra l'altro. Ai lati le diminuzioni e al centro gli aumenti. Questo è il T-increase e questo è il twin over. Il T-increase ha proprio una forma a T, una maglia, tre maglie, oltre ai gemelli e salva anche la madre, perché la maglia di partenza si lavora non due ma tre volte. Come per il to increase, conviene preparare al ferro precedente una maglia allungata nella maglia in cui dovremo fare poi l'aumento. Questa maglia è meglio contrassegnarla perché specialmente sul rovescio non si vede un granché. Arrivo dunque alla mia maglia, entro come per lavorarla al rovescio e faccio non uno ma due avvolgimenti. Così ho fatto la maglia allungata. Chi lavora in tondo si troverà sempre sul diritto del lavoro e farà questa maglia allungata lavorando a diritto, cioè entra come per lavorare a diritto e fa due avvolgimenti. Arrivo alla mia maglia allungata. E come per il to increase, lascio il filo dietro al lavoro, tolgo questa maglia dal ferro entrando a rovescio, cioè verso sinistra, l'appoggio sul ferro portandola lontano da me, tengo un po' la parte sinistra perché non devo fare troppo filo alla parte destra, perché la parte destra la lavoro una volta e il resto due volte. E se lascio troppo filo alla parte destra, rischio che qua si formi un buchino. Quindi trattengo un po' il filo e lavoro la parte destra della maglia. Poi la parte centrale, entro verso dietro e la lavoro sempre a diritto. Questa è la maglia che non c'era nel to increase. E ora, come nel to increase, prendo a diritto la parte sinistra e la lavoro a diritto. Una, un, due, tre maglie. Se per esempio sto lavorando un cardigan reglan, successivamente faccio di nuovo la maglia allungata, poi al ferro successivo un altro T-increase, un altro doppio aumento. Tolgo la maglia del ferro, trattengo un po' il filo, parte destra, la parte centrale e la parte sinistra. Poi per fare il T increase a rovescio,
Preparo sempre la maglia allungata al ferro precedente. Nel mio caso sono sul diritto del lavoro. Entro nella maglia come per lavorarla a diritto, avvolgo il filo due volte e ho fatto la maglia allungata. Al ferro successivo, come per il twin crease, lascio il filo davanti, tolgo la maglia dal ferro entrando a diritto, cioè verso destra, l'appoggio sul ferro portandola verso di me e lavoro a rovescio la parte destra, la lascio cadere dal ferro, poi la parte centrale come se fosse un rovescio normale e poi la parte sinistra presa da dietro.